Madkin, in cui la stella brillante è Serena Gegé, che guida molte formazioni, ma questa forse è la più personale, e ci sono tre giovani che la seguono. Adesso vediamo la formazione, iniziando da Flavio, il batterista. Flavio di cognome? Gamboni. Gamboni, batteria, che batteria usi? Ludwig. Minchia, balla. Piatti? Paist. Bacchette? Dipende, water di solito, perché mi piace il cesso, di solito, le cose... Vabbè, bravo. Abbiamo cominciato dalla batteria, e cioè dal meglio. E ci abbiamo il cesso. Dopodiché andiamo avanti con... Buonasera, ciao, sono Francesco. Francesco, grazioso. 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 Uno alla volta. Suono il basso. O almeno così sembra. Marca, modello? Warwick. O Warwick. Non mi ricordo mai. Warwick Project. E... Amplificazione? E Ashdown. Ashdown, bello. Ashdown. Pedali, pedalini, no. C'ho un distorsore, l'accordatore. Per vabbè, fare vabbè, più in fretta. Vabbè. Che non usa mai. Poi abbiamo Serena, di cui sappiamo vita, morte e miracoli ormai da un bel po', sono sempre su però ripetiamo brevemente. Io sono voce e chitarra dei Madkin, in questo caso suoniamo insieme da 8 anni e la mia strumentazione è caratterizzata da una Telecaster modificata con il palettone della Squire e dei pick up Duncan. E poi? Poi un PV Delta Blues come amplificatore e vari pedali. Vabbè. E infine abbiamo un giovane occhi azzurri che cela sotto gli occhiali da sole la sua azzurrità incredibile, uno sguardo penetrante. E tu sei? Peppe Raffaele, e suonerai la chitarra. Appunto. Marca, modello? Stratocaster americana, amplificatore Ampeg Gemini 2. Bello. Vari pedali, overdrive, distorsioni, big muff. Il palettone? Stasera palettone non c'è. È una novità straordinaria, si tratta di un album che ha un fronte e un retro copertina, ma con i riflessi non si vede praticamente quasi nulla. Laccato, eh? Allora, cominciamo. Perdone la molestia. Allora, Madkin non l'abbiamo detto, perché si chiama Madkin nella formazione, brevemente. Madkin perché suona bene, è un bel nome, parente pazzo, ci sta bene con noi. È stato un primo nome, uno dei primi nomi che mi è venuto in mente quando... Ecco. E invece perdone la molestia? Perdone la molestia invece c'ha un significato, Abbiamo scelto questo titolo perché vuol dire scusi il disturbo in spagnolo, è un po' sarcastico. Bandwagon, che è il pezzo, sì, che è il pezzo che, per cui abbiamo scelto di girare anche il video con la Black Dog Movie Production, che è appena uscito, distribuito da Audioglobe. Sono 12 tracce, hanno comunque il loro senso nella loro scaletta. Sono 12 storie diverse. Come tema centrale c'è l'alienazione umana e la comunicazione violenta, per questo abbiamo scelto Perdone la molestia, perché è un po' sarcastico come titolo. I testi sono molto pure surreali, ma sono anche abbastanza seri, un po' di denuncia, cioè, come ho pure detto in un'altra intervista, non ci piace fare i moralisti, cioè non è che serve a niente, però comunque sicuramente nei nostri testi e nella nostra musica vogliamo riversare comunque un disagio, che è quello che viviamo. Sì, ma non c'è solo il disagio, c'è pure una grandissima voglia di evadere mentalmente, senza l'utilizzo di droghe ovviamente. Ah vabbè, ognuno evade come può. Ognuno evade come può. Ma dico così non per altro, ma perché cioè, le evasioni che si affrontano nei nostri testi sono legati al mondo dei sogni, al mondo di soggetti che ci aiutano ad evadere. Le canzoni chi le scrive? Musicalmente tutti. Tutti diamo il nostro contributo per i pezzi, belli carichi di distorsioni. Però voglio dire una cosa che non è mai stata detta.
che sicuramente siamo tutti e quattro a dare il nostro, cioè magari uno porta l'idea e la elaboriamo tutti e quattro, perché non c'è un leader nella band. Però devo dire che il ragazzo qui accanto è come se fosse, questo sto dicendo, me l'ha suggerito pure il mio fidanzato, è come se fosse il direttore d'orchestra della situazione, perché lui comunque cura un po' tutto, devo dire. No, cura un po' tutto, sta un po' dietro pallino, sì, perché è molto meticoloso, però il suo aiuto dà molto alla band, una specie di direttore artistico. Sì, sì. Mi piace. Abbiamo registrato allo Snake Studio qui a Roma nel mese di luglio, è stato un mese veramente molto impegnativo per noi. Toccante. Sì, molto. E, sì. E da Cangiarlo, che salutiamo, e poi per quanto riguarda il master se ne è occupato Claudio Pisi del dispositivo per il lancio obliquo di Una Sferetta, che è un altro gruppo molto valido della scena romana. Senti, come indipendenti avete un'edizione, promozione, etichetta? Allora, da poco abbiamo firmato con Audio Globe, che si occupa della distribuzione della nostra musica e del nostro materiale video anche. Infatti il nostro video, come dicevo prima, è distribuito anche da Audio Globe. E al momento abbiamo anche un ufficio stampa, che è la Cat Press, che è da poco che comunque è subentrata. E cerchiamo di promuovere al meglio la nostra musica, sappiamo che comunque sono tempi in cui è sempre più difficile, difficile era anche prima, ora diciamo che i problemi sono diversi, però uno suona ugualmente e va avanti. E l'artwork dell'album da dove è uscito? Chi l'ha fatto l'artwork? Valentina Falsfame, Dirty Fake. Che bisogna dire che la foto è di una bravissima fotografa, si chiama Katiusha Baislak, si firma come Keybase Photography, photographer, mentre la parte grafica se ne è occupata Valentina Viule Falsfain di un altro gruppo che si chiama Dirty Fake. Su Facebook, perché Facebook oramai è il social network del momento, anche su Twitter. Siamo ancora su MySpace, solo che lo stiamo usando, abbiamo perso la password. Il video comunque si trova su YouTube, cercate Madkin Bandwagon e quindi trovate il video, che è caricato dall'Audio Club, appunto dalla distribuzione. Ma oltre a questo video si troveranno anche dei pezzi live, credo, no? Sì. Sì, 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 sì. Cioè, live proprio di qua al circolo, quando abbiamo suonato un mesetto fa più o meno, mi sa. Sì, c'è stato un ragazzo che non conoscevamo, che è stato davvero molto gentile, ci ha supportato, gli siamo piaciuti e ci ha ripreso, insomma, l'abbiamo conosciuto poi in quella serata. Abbiamo dato gli indirizzi per le date, l'album è questo, possiamo rivederlo, che presentate Perdone la Molestie, la Molestia dei Madkin. Bellissime foto, bella grafica, un sottodisco molto interessante, Audio Globe che ci distribuisce, adesso facciamo la cosa proprio completa, i testi per chi non sa l'inglese, e insomma un bel lavoro, una bella confezione, un bel obiettivo raggiunto. Allora, a questo punto ci diamo appuntamento per la prossima. E l'augurio di sempre, al quale attenzione alla risposta, è in bocca al lupo. Crepi il lupo? Povero lupo. Uno mi ha risposto crepi Brunetta, sono rimasto un attimo interdetto. Grazie per la partecipazione ai nostri Grazie bravi, Mini Radio Web, è sempre un piacere. Sempre, sempre, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.